Questo programma è offerto da del computer che dà tanto. Allora, buonasera, ben ritrovati. Nuova puntata di 52x12. Buonasera. Ma che è stasera? Stasera abbiamo una sfilata di moda. Che facciamo? Parliamo di... Olimpiadi, sono sempre seduta. Sei sempre seduta, benissimo. Allora, io faccio una cosa. Vi farò vedere Giusy cosa farà stasera. Allora, Giusy questa sera sarà seduta qui, bella al computer, tranquilla e sistemata, e stando al computer leggerà i vostri messaggi, WhatsApp, messaggi che arrivano sul sito, i messaggi che arrivano sulla pagina, anzi sulle pagine Facebook. Ma tocca a te, parla a te. Infatti mi stai rubando il mio momento. Mi stai rubando. Non rubo nulla io, non allora, ho mai rubato. Vi aspetto in tantissime sulle nostre pagine 52x12, diretta a Facebook sul profilo di Mino Monelli, e Instagram e tutto quanto. È tutto qua. È da Cuba con furore. Da Cuba con furore. E ricordo i nostri numeri di telefono per se qualcuno vuole interagire, che è molto importante. Allora, 081 804 7477, e il nostro numero di WhatsApp 351 24 37 621. Perfetto, allora il numero fisso per telefonare, per intervenire in diretta se volete fare domande, perché questa sera, come le altre puntate, tantissimi ospiti, veramente tantissimi ospiti. Allora, cominciamo dai più grandi, guarda qua, guarda. Allora, stasera abbiamo veramente un bel gruppetto, i giovanissimi, anzi, le giovanissime tranne uno. Ok, allora trattami bene quello, perché lui è il terribile del gruppo, te lo dico subito. Allora, presento subito il team Cesaro, iniziando da Katia Della Corte, Roberta Cesaro, Melania Minichino, Maria Legnate e Stefano Minichino. Buonasera, ma ci avete la lingua? Fatemi vedere. Parlate o non? Parlate? Buonasera. Allora, loro sono parte, una piccolissima parte, purtroppo lo studio non è questo, però ci organizzeremo per fare una puntata all'aperto, una puntata dove posso veramente ospitarli tutti, perché sono più di 40. Quanti ne siete? 27, sono 27 di loro. Complimenti, 27. È un movimento che cresce tantissimo, è un lavoro che sta facendo il presidente Aurelio Cesaro, che è qui con noi, è dietro le camere, accomodato tranquillamente sul divano, le accompagnate insieme al DS Stefano Minichino, però loro sono una rappresentanza ed è la quota rosa questa sera. Ne dovevano essere in 5, la quinta purtroppo per problemi fisici non è potuta venire, e c'è arrivata Stefano Minichino, il terribile. Va bene. Poi alla nostra destra cosa Poi abbiamo? Alla mia destra abbiamo Pasquale Polizzi, organizzatore del Memorial Raffaele Velardo. Buonasera. E Giuseppe Gallina, il vicepresidente del Audax Campania. Buonasera. Oh, allora, per farvi capire un attimino cosa sto realizzando oggi, ho messo insieme
tre movimenti che in Campania stanno andando benissimo. Allora, il primo sono i giovanissimi. Sono i giovanissimi e questo fenomeno sta crescendo un po' per lavoro della federazione. Molto lavoro lo stanno facendo i nostri amici come Aurelio Cesaro, ma ci sono altre società che si stanno impegnando, e il ciclismo giovanile sta crescendo. Poi invece dall'altra parte abbiamo l'organizzatore, ex ciclista, ne avremo modo di parlare con lui delle sue esperienze, però è l'organizzatore del Memorial Raffaele Belardo, che si terrà domenica 31 marzo a Frattamaggiore, ed è Pasquale Polizzi. E poi invece l'altro, eccolo lì, è il vicepresidente dell'Audax Campano e sta gestendo, ha preso per mano il movimento delle randonnée da Parigi, lo ha portato in Campania insieme a Mariano Russo. Giuseppe, lo possiamo dire, no? Sì. Insomma, perché Mariano è stato il capostipite di questo movimento. Mariano Russo ha ideato il Rando Tour Campania, da qualche anno lo stiamo gestendo sempre tutti quanti insieme con gli organizzatori, e state facendo un bel lavoro. Allora Giusi, tu vai a prendere posto alla tua postazione, mi raccomando, i messaggi, scrivete, fate domande. Allora, okay. Accomodati, senza grazie bere caffè, mille. Lascia stare il caffè saporito, grazie, che a quest'ora ci rende nervosi, così prendo anche io postazione, prego, accomodati. Grazie mille. Allora, prendiamo postazione, mi siedo anch'io, perché poi giovedì è una doppia, faccio la doppia e non è tanto semplice. Allora, giovanotti, come vi sentite? Siete pronti per la prima ufficiale? Sì, sì? Sì. Ecco, voi siete cinque ragazzine che fate parte del team Cesaro. Siete di categorie diverse, giusto? Sì. Tu che categoria sei, Katia? G5. G5. Invece Roberta? G3. G3. Melania? G5. Maria? G2. G2. E poi ci abbiamo Stefano Minichino. Tu che categoria sei? G2. G2, allora insieme compongono, sapete che i giovanissimi vanno dalla G1 alla G6, poi dopo i giovanissimi ci sono gli esordienti, poi dopo gli esordienti gli allievi juniores e così via. Loro sono parte del futuro campano, il ciclismo campano. Sabato scorso c'è stata la presentazione del team nell'aula consiliare del comune di Bellona, e noi andiamo a vedere il servizio realizzato da Mino Monelli e Serena Di Vita. Prego regia. Vedi che già sono arrivati i messaggi. Sì, 52x12 ancora on the road. Questa volta siamo a Bellona, siamo nell'aula consiliare del comune di Bellona per la presentazione del team Cesaro 2019. È stato tutto organizzato alle mie spalle, vedete, insomma, è l'orario della Milano Sanremo, ma da buon ciclisti non potevamo perderci questo momento. Questa sera verranno presentati tanti giovanissimi, anzi abbiamo categoria promozionale G1 a G6, categoria esordienti. Il team Cesaro, che come dico sempre in trasmissione, è uno di quei team che sta veramente facendo tanto per il ciclismo giovanile campano, e questa sera ascolteremo anche i loro progetti, i loro programmi per il 2019. Restate con noi. Buonasera, prima cosa ben ritrovati, con qualcuno è passato soltanto poco tempo, ci siamo ritrovati in un'altra occasione, con altri invece ho il piacere di rivedervi per la prima volta in questo 2019, che sicuramente per questo team sarà un anno in crescita, perché
è ad occhio la situazione, questi bambini crescono veramente a vista d'occhio, ma sia di età ma anche di numero. Non so a quanti siamo arrivati, ma il team Cesaro veramente è diventata, già lo era negli anni passati, ma quest'anno ha confermato la leadership nel settore giovani, perché veramente il lavoro che sta facendo il presidente Aurelio Cesaro, ma tutti, dai genitori ai DS, ai consiglieri, insomma veramente state facendo un lavoro eccezionale. Quest'oggi siamo a Bellona nella sala dell'aula consiliare per presentare la stagione 2019. Non potevano mancare, allora, ci sono proprio tutti questa sera, quindi io comincio dal capoccione, signori, comincio proprio da lui, dal presidente del Comitato Regionale Federazione Ciclistica Italiana Regione Campania, Pino Cutolo. Al suo fianco il responsabile del settore giovanile, professor Umberto Perna. Al presidente provinciale della regione Caserta, Antonio Giordano. Saluto e ringrazio al componente della struttura nazionale del settore amatoriale, Giuseppe Serulo. Saluto e ringrazio per la sua venuta anche al presidente provinciale di Napoli, Francesco Verrone. E qui proprio vicino a me lo sono conservato per ultimo perché è vicinissimo, il responsabile della struttura tecnica, Salvatore Balestriere. Allora, loro insomma sono coloro che decidono un po' tutto, no? Portano avanti e lo stanno facendo con grande impegno e professionalità, stanno portando avanti il discorso non solo amatoriale, perché noi siamo abituati, mi rivolgo da questa parte, anzi c'è qualcuno anche qui seduto, siamo abituati a parlare di ciclismo e parliamo di amatori, invece no, stanno facendo un buon lavoro anche, e si vede soprattutto qui stasera, sul settore giovanile, che è il nostro futuro. Io non mi stancherò mai di dirlo, loro sono il futuro del ciclismo vero, quello che conta e che porterà la Campania ad avere degli ottimi risultati. Detto questo, devo anche ringraziare subito gli sponsor. Presidente, lo so che lei elargisce tanto, però non ci sono strutture che funzionano senza gli sponsor, quindi me li sono un attimino elencati e vado a ringraziare per l'appoggio dato al team Cesaro anche per questo 2019, a Falasca, a Zama, alla Conad City, all'autocarrozzeria Mastroianni, alla pizzeria Sette Archi, alla Daniello Cycling Wear, al caseificio La Delizia. Dove sta il caseificio La Delizia? No, non mi dite che non c'è il caseificio, ti sei nascosto dietro la telecamera, sei venuto fornito o insomma sei venuto fornito? Forni, sempre fornito, il grande, grande mozzarella, signori. Io, insomma, sono un amante delle mozzarelle e fa una mozzarella esageratamente buona. Poi olio e basilico pizza d'autore, Alimentis ed infine Liguori Luxor. Infine si va per dire, perché poi dietro tutto questo c'è il ristorante Villa I Cesaroni. Grazie dell'appoggio. Ah, che bella sta cosa. Io vorrei invertire un attimino la cosa. Prima di sentire gli ospiti, anzi mi ricordo il nome, perché c'è anche Raffaele stasera, quindi un'organizzazione perfetta, non soltanto Mino Monelli, non soltanto Serena, che è un'operatrice di quarto canale per 52x12, ma c'è anche Raffaele che coordina. Di solito mi mettono a fare tutto, quando, cioè mi devo spostare, sì, mi devo dividere. Allora, prima di sentire un attimino le impressioni, cosa ne pensano di questo lavoro svolto in questi anni passati e quello che farà quest'anno, perché tra di loro si sono parlati, intendo società e federazione, si sono parlati sui vari progetti da fare in questo 2019, vorrei proporvi un video, perché è un video particolare. L'anno scorso, qual era, ragazzi, la canzone, l'inno vostro dell'anno scorso, ve lo ricordate? Come faceva? E ci siete riusciti, e ci siete riusciti. Invece quest'anno, guardiamoci il video e lo scoprirete.
non dà ma vita con tanta sacrificio, questi bicicletta diventiamo una famiglia, siamo dei leoni sull'asfalto che corriamo, tutti insieme che la stessa passione rintovora. Sette ne siamo e nessuno ci va mai fermare. Campioni, campioni, e vogliamo come nuvole noi. Campioni, campioni, pedalamo senza ci stanca mai. Ale, oh, ale, oh, oh, ale. Grazie di Cim Cesaro per la presentazione di sabato. Hey, guaiù! Per il team Cesaro, in bocca al lupo per la stagione 2019, da tutti noi della Stana. Allora, faccio un in bocca al lupo al team Cesaro, dei ragazzini, dei bambini. Mi raccomando, divertitevi e correte con voglia, ma la prima cosa che conta è divertirsi. Divertirsi e divertirsi. Ciao! Ciao ragazze, una saluta per la vostra squadra, team Cesaro. Okay. Ci sentiamo presto, magari ambulanza. Volevo salutare tutti i ragazzi e le ragazze del team Cesaro. Mi hanno detto che siete bravissimi, che avete cominciato a correre in bicicletta. Mi raccomando, cercate di divertirvi, cercate di imparare qualche cosa e poi quando diventerete grandi mi auguro di potervi convocare per un campionato del mondo. Per adesso allenatevi, o meglio, andate in bicicletta e divertitevi, ok? A presto ragazzi!
Allora, tra gli ospiti della conferenza di presentazione del team Cesaro non poteva mancare la rappresentanza dell'amministrazione di Bellona e per delega allo sport abbiamo l'assessore Filomena Sgueglia della città di Bellona. Allora, assessore, un team Cesaro che cresce, abbiamo tanti giovani in questo settore, il settore del ciclismo, Bellona deve essere soltanto soddisfatta. Sì, siamo soddisfatissimi di questo risultato, contentissimi di avere il team Cesaro con noi, spero che cresca sempre di più e porta tanta tanta soddisfazione non solo a Bellona ma in tutta la provincia di Caserta. Io la ringrazio e ci vedremo sicuramente alle prossime manifestazioni. Grazie anche a lei. Li sto beccando tutti pian pianino, altro componente del parterre di questa sera, il consigliere regionale della Federazione Ciclistica Italiana, Raffaele Salzillo. Allora, soddisfazione che sprizza da tutti i pori, oramai il ciclismo giovanile sta crescendo e sta crescendo a dismisura. Questa sera abbiamo la più ampia soddisfazione, io penso che il ciclismo regionale parte qui da questa sala consigliare del comune di Bellona, qui è un vivaio che sicuramente sarà il futuro del ciclismo della Campania. Un grazie agli organizzatori, alla famiglia Cesaro che stanno alimentando veramente un vivaio di ragazzi, questo è il vero ciclismo, questo è il ciclismo che aspetta la regione Campania, questo è il nostro comitato, ne è fiero di portare avanti questa iniziativa di questi ragazzi, veramente che sono l'anima del ciclismo campano, grazie. Vero che siamo in provincia di Caserta, ma non poteva mancare a questa presentazione il presidente della provincia di Napoli, della Federazione Ciclistica Italiana, Francesco Verone. Allora, ancora un altro team che si aggiunge alla lista, sta crescendo alla grande questo movimento in Campania. Sì, indubbiamente, con grande soddisfazione, ecco, assistere a questi eventi con un ciclismo giovanile che ha ripreso il suo movimento e la capacità di attrarre tanti bambini, grazie anche al team Cesaro, al Sweet Angels di Caivano. È un movimento fortemente in crescita e speriamo bene per il futuro. Questo è un movimento in crescita grazie a loro che ci mettono veramente tanta passione e sacrificio, ma la dedizione anche sta anche dalla parte vostra, un comitato che si è unito e ha capito che bisogna lavorare in questa direzione. Certamente, certamente, grazie al presidente Cutolo, al responsabile regionale, il professore Perna, abbiamo intrapreso un cammino che credo che nel giro di 2-3 anni porterà la Campania ad essere di nuovo il fiore all'occhiello per il ciclismo, anche se già adesso a livello juniores abbiamo dato due ragazzi alla nazionale italiana. È infatti una grande soddisfazione, no? Tra l'altro Emanuele Pellecci è stato in me con squadra fino all'anno scorso, Luca Russo con la Daniello, quindi veramente soddisfazioni importanti, sì. Oramai è di routine, conferenza, termina la conferenza, torta finale, quindi grazie al team Cesaro, grazie ai genitori e ai numerosi ragazzini che faranno parte di questo gruppo, come lo definite in conferenza, una famiglia allargata. Ci ritroveremo con il team Cesaro sicuramente sulle strade e ora che dire, buona visione ancora con 52x12. Allora, guarda, è bella questa mi è piaciuta questa inquadratura. Allora, questi signori che state vedendo sono il nostro DS, anzi il DS del team Cesaro, Stefano Minichino il Grande, e il presidente Aurelio Cesaro, che poi tra l'altro ha fatto anche quest'inno per i ragazzi. Ma torniamo su di me. Allora, Giusy, a messaggi come siamo messi? Infatti sono arrivati già qualche messaggino. Allora, ci scrive Massimo Del Prete che fa un grande complimento a queste ragazze. Dice: che bellezze queste signorine, viva il ciclismo giovanile. Poi ci saluta Francesco Vitiello, buonasera Mino. Ciao Francesco. Poi Carlo Ametrano che manda una faccina molto carina, un emoji molto carino. Poi Giorgio Sciarra, sì. Sciarra, top team Cesaro.
Poi Nicola Borriello, La mia passione, Maria Rosa Chirico, grande team Cesaro, Felicia Russo, un grande team, quindi tantissimi complimenti al team Cesaro. Tantissimi complimenti al team Cesaro, ci fa piacere, però adesso un momentino lo voglio dedicare anche agli adulti e partirei proprio dal giovanissimi, giustamente, i bambini, un qualcosa di più soft, di molto amatoriale. E devo fare un mea culpa, devo chiedere scusa, chiedo venia al presidente nazionale dell'Audax, giusto? Vicepresidente nazionale. Vicepresidente. Della vicepresidente nazionale, io erroneamente ho detto vicepresidente campano. Saremo anche campani, sarete c'è anche sempre campano. Mariano Russo. C'è sempre Mariano Russo che è campano, quindi nazionale, vicepresidente nazionale Giuseppe Gallino. Allora Giuseppe, questo movimento delle randonnée che sta crescendo vertiginosamente, sono 4-5 anni che i numeri sono grossi, sono alti. Sì, l'anno scorso abbiamo avuto una presenza di circa 175 persone ad evento, quest'anno abbiamo 22 randonnée con circa 4.300 chilometri, abbiamo in media in queste prime 5 randonnée la presenza di circa 300 ciclisti. Quindi siamo già significa che i numeri sono raddoppiati. L'ultima randonnée, la randonnée primavera, 331 iscritti, iscrizione chiusa il giovedì, e dove c'era una forte domanda di partecipazione. E questo è bello perché poi non sono solo campani. No, presenza molto extraregionale, c'è un forte attrazione da parte del ciclismo nei confronti della Campania. Noi quello che stiamo facendo alla fine, guardando questi ragazzi, lo stiamo facendo per loro, perché di fatto ragionando sempre con i comuni e portando il ciclismo amatoriale nei borghi direttamente con gli enti locali, stiamo creando la cultura del ciclismo, quella cultura che poi potrà fare in futuro creare degli eventi importanti dove potranno pedalare in sicurezza. In sicurezza, che poi è la cosa più bella, no? Stare in sicurezza. A proposito di sicurezza, c'entra ben poco, però la devo dire perché veramente non me l'aspettavo. Devo farti ulteriormente i complimenti perché la Regione Campania in questi giorni ha ufficializzato, no? vi ha premiato come movimento delle randonnée. C'è stato un appoggio effettivo proprio della Regione Campania. Hanno capito che siamo partiti dal patrocinio morale, poi c'è stata l'opportunità tramite Luca Simeone di partecipare con la Regione Campania, con la randonnée delle sorgenti come la Via delle Sorgenti agli Oscar del cicloturismo italiano ed è stato premiato. Da lì è iniziato un discorso con l'assessore Matera facendo leva proprio sull'opportunità legato al ciclismo, al cicloturismo, al movimento randonnée. Ed è nata una brochure dove ci sono tutte le randonnée della Campania e le ciclovie qui, ufficiali, vedendo. Tipo la Via Silente, la ciclovia del Volturno, la ciclovia Falanghina che sarà il 14 aprile inaugurato, e in più anche il VAR e l'attenzione nei confronti di tre randonnée che si svolgono su itinerari, su strade secondarie a basso traffico, che di fatto già rappresentano un livello di attenzione e di sicurezza elevato, quale la Via delle Sorgenti, la randonnée delle Sorgenti, la Via del Grano ed anche la randonnée reale con la Via Reale, saranno dei percorsi permanenti, degli itinerari cicloturistici. Questo sta a significare che nei prossimi anni avremo in Campania dei percorsi della rete itinerario cicloturistica di interesse regionale. Questo sta a significare che da parte delle aree interne, specialmente che sono quelle là più vocate al ciclismo con tranquillità, si possono fare investimenti importanti tanto per attrarre gente dall'esterno, ma dall'altro lato mettere in sicurezza con segnaletica anche appropriata di attenzione ai ciclisti, di rispetto, di zone 30 che possono dare ancora di più l'opportunità di crescere il movimento ciclistico. E come dicevo, sperando di arrivare in un lungo periodo di creare veramente degli eventi importanti di gran punto o meno di rilevanza nazionale. Ecco, a te voglio fare la domanda che poi farò anche a Pasquale Polizzi. Oggi abbiamo in studio questa sera
realtà diverse, no? Il presente e il futuro del ciclismo, ma si potrebbe avere una collaborazione, ecco, andare in sinergia, perché questi bambini devono essere un attimino abituati, educati al ciclismo e capire che il ciclismo non è soltanto la bici, cioè pedalare, divertirsi e quant'altro, ma il ciclismo poi può portare veramente a tanto, e andare in sinergia, per esempio in manifestazioni che siano cicloturistiche, che siano gare amatoriali, insomma precedere con il loro spettacolo, perché è uno spettacolo quello che fanno loro. Si spera in futuro di lavorare su questa collaborazione. Io lo spero anche in alcune randonnée. Il giorno precedente, o anche la mattina dopo la partenza dei randonneur, di avere delle dimostrazioni di ragazzi, bambini, di avvicinarli. Perché poi fare una cosa del genere, cioè prima regione in Campania, sicuramente. Ci proveremo, inizieremo a ragionare. Io l'ho detto, cioè quando noi abbiamo iniziato a fare randonnée eravamo in pochissime partecipazioni di 60-70 persone. Adesso anche punte come abbiamo avuto alla Rando Reale l'anno scorso di 400 partecipanti. Dico che si arriverà tra qualche anno anche a quattro cifre, numeri importanti. Quello che si sta facendo è per tutto il movimento, e coinvolge anche loro, perché significa andare a sensibilizzare gli enti locali, a predisporli a un'attenzione maggiore rispetto alla bici, all'uso promiscuo delle strade. Sicuramente. Pasquale Polizzi, che è un ex ciclista, tu che categoria ti sei fermato? Allora Mina, se ti posso dire solo una cosa, io sono stato con il padre di Aurelio da piccolo. Ah, ecco, quindi... abbiamo un passato io e lui veramente burrascoso, con mio fratello, con il fratello, abbiamo corso sempre insieme. Ci siamo divisi, no, juniores. Ci siamo divisi. Lui andò in una squadra, io non andai in un'altra. E juniores mi sono fermato. Mio fratello ha fatto i dilettanti per 3 anni e abbiamo smesso di correre. Ci siamo dedicati ad altre cose, all'attività. All'attività, che è sempre inerente al ciclismo, sì, con il tuo negozio, il Polizzi Bike. Veniamo un attimino a quella che sarà l'evento, no? Perché da qualche anno Frattamaggiore l'hai adottata come città per gli eventi. Tu domenica 31 marzo darai vita al Memorial Raffaele Belardo. Sì. Mino, fortunatamente c'è il sindaco che va in bici, l'assessore allo sport che corre a piedi, gli ho fatto comprare anche a lui una bici, c'è il mio amico Tommaso che anche lui va in bici, quindi c'è una giunta di ciclisti e mi hanno dato una zona industriale completa a mia disposizione, quasi per 4 ore, quindi un percorso totalmente chiuso, piatto, strada perfetta per velocisti sicuramente. Mino, là è un percorso che secondo me fatto più volte diventa molto selettivo, velocisti forti, diciamo che ultimamente queste gare sono sempre più vicine al professionismo, sì, che al mondo amatoriale. Io oramai da un po' di tempo che ho distinto le cose, il cicloturismo, il mondo amatoriale puro, per me è quello delle randonnée, perché veramente si vive un momento, una giornata, ecco, si vivono 7, 8, 10 ore in compagnia, visitando i posti, facendo le foto. Secondo me questo è il ciclismo amatoriale. Poi c'è la gara, che è tutt'altra cosa, ma qua ci sono velocità e medie. Mino, il ritmo, io penso che Aurelio me lo può confermare, io penso che il ritmo si è alzato tantissimo veramente. Oggi se non esci tutti i giorni e ti alleni, io penso che non riesci a finire nemmeno più la gara. No, assolutamente no, questa non è una domanda, è proprio una certezza che bisogna allenarsi. Quindi domenica 31 marzo a che ora ci sta? La prima partenza alle ore 9. Ah, prima facciamo partenza, due partenze. Avevamo previsto anche la terza, però dipende da la terza. Come
Volevamo fare 3 partenze. Non lo so, scusami. Stiamo verificando ancora, questo dipende dalle persone che vengono iscritte. Sì, no, dico, siccome di solito sono 2 le batterie, no? Under 39 e sì, over 40. Le dividiamo in 3 batterie. Facciamo le prime 2, le seconde 2 e le terze seconde. Le prime 2 e le terze seconde. Le terze seconde. Vabbè, insomma, c'è sempre da imparare, anche nel mondo del ciclismo c'è sempre da imparare. Però siamo partiti per le batterie, sempre le 2 batterie come facciamo sempre. Sempre le 2 batterie. Se ci stanno un'affluenza di persone facciamo la terza. Se ci sarebbe effettivamente così. E invece Giuseppe Gallina, vicepresidente nazionale Audax, bla bla, tutte queste cose qui, però ricordate, la Sorgente e la Reale sono 2 randonnée che organizza il tuo club, e lo club Vento Contrario. Sì, quest'anno in più ci sarà anche la Via del Carolino, perché c'è stato un avvenimento importante. Siamo riusciti, in accordo con il Real Sito di Carditello, di avere la sede dell'Audax Randonnée Italia per il Sud presso il Real Sito. E il 13 ottobre c'è la Via del Carolino, che farà nient'altro che ripercorrere quello che era il percorso delle acque dell'acquedotto Carolino, per cui dal Real Sito di Carditello fino alle sorgenti del Fizzo. Bella storia veramente questa. Sì, penso che per il futuro, poi con la ciclovia che si sta aprendo nella zona del Beneventano, di collegare il Beneventano con la Francigena del Sud, di arrivare per cui in questi percorsi di collegamento per tutta la regione Campania. Ma diciamo che questo è un mio parere, modesto parere, regione Campania, provincia di Caserta, provincia di Benevento, dovreste fare una statua al Veloclub Vento Contrario e a Giuseppe Gallina, perché attraverso il ciclismo, questo movimento che è in forte crescita, si portano a conoscenza dei siti meravigliosi, perché non dimentichiamolo che la Campania, noi parliamo sempre di Cuba, Giusy, ma la Campania è una regione completa che non ha nulla da invidiare a nessuno. Però io ti dovrei interrompere perché è arrivato un WhatsApp. Ah, dimmi. Molto bellino. Buonasera a tutti, un bacione ai miei nipoti Stefano e Melania, dai cuginetti Luigi e Alessandra. Ah, insomma, avete anche i fan, quindi sì, tu interrompi sempre quando arrivano messaggi. Quindi quest'anno il Carolino è il 13 di ottobre, e invece verrà prima la Reale e poi la Sorgente? O sì, Reale il 5 maggio, 4-5 maggio, la Sorgente il 21 luglio con partenza da Litino. Comunque abbiamo ben 22 randonnée quest'anno da far pedalare in tutta la Campania. Vivi la Campania da pedalare, sta sempre di più crescendo proprio l'attenzione nei confronti della Campania a venire a pedalare in Campania. E questo è bello. A proposito di crescita, approfitto di questo momento, perché la Campania veramente sono un po' di anni che è in fortissima crescita, in evoluzione sul ciclismo. 22 randonnée, sicuramente tutte di qualità eccellente. Però voglio anticipare una cosa e vorrei mandare in sovraimpressione la Locandina, perché quest'anno partirà anche la prima edizione della Gran Fondo Campania, non questa che ne parleremo dopo, l'edizione del 22 di settembre, una 3 giorni che, eccola qui, sì, che si vivrà presso il Vulcano Buono, e un percorso meraviglioso che cominceremo a parlarne, avrò ospite Francesco Vitiello la prossima settimana. Questa, per esempio, io già l'ho definita la Nove Colli Campana, perché già dalla prima edizione si presenterà con tutti quei tasselli messi al posto giusto e con tanta collaborazione, e poi tanto divertimento sia per gli amatori che per gli accompagnatori. Quindi questo è il sintomo che la Campania sta crescendo veramente tanto. Contenti, no, voi ciclisti? Tu sei un organizzatore, ma sei anche un ciclista attivo. Mino, se va in porto, come vedo io, è una grande manifestazione. No, già è partita, già è partito tutto. Infatti
proprio stamattina mi sono incontrato con Francesco Vitiello e giovedì prossimo sarà qui ospite in studio, che insomma presenteremo ufficialmente per 52x12 questa manifestazione. Già il sito è attivo, ci saranno degli step, perché fino a 150 mi sembra, adesso non voglio sbagliare ma la butto lì, fino a 150 nell'iscrizione ci sarà anche la maglia della Gran Fondo alla Campania, da 150 ai 300 ci sarà un altro premio in aggiunta, insomma veramente sta facendo cosa. E poi il villaggio che verrà fatto al Vulcano Buono veramente è un qualcosa di eccezionale, quindi complimenti alla Black Panther e a Francesco Vitiello. Ma vogliamo dire, ragazzi, dimmi prima di far parlare, ti chiedo scusa, Prezzemolina, io gli cambio nome, da adesso gli cambierò nome invece di Giusi, Prezzemolino, no, dimmi. Perché è già da un pochino arrivato un messaggio molto carino, ci scrive Gaetano Del Prete: un saluto a tutti gli amici in studio della famiglia Del Prete, in bocca al lupo al team Cesaro per la stagione agonistica 2019. Ecco, Gaetano Del Prete è un altro ciclista amatore che saluto e ringrazio, che si prodiga tanto per i giovani. C'è il figlio Francesco Del Prete che va in bici, e Gaetano è uno che praticamente se capita la gara di pomeriggio dei bambini, la mattina si va a fare la gara, poi corre e in fretta e furia viene sul posto della manifestazione. Poi ci scrive anche Giuseppe Sciarra: orgoglioso di far parte del team Cesaro, dove divertimento e amore non ci manca mai, vi voglio bene. E questo è molto carino. E infatti noi abbiamo visto il video di presentazione, l'ho voluto mandare proprio per farvi capire che il ciclismo è sì primario, però si è creata veramente una famiglia creata, amicizia, divertimento, tutto insieme. Noi ci fermiamo giusto un minuto e mezzo, pubblicità, ma restate con noi perché 52x12 continua. Ringrazio il nostro sponsor Centro Auto 2003 di Villa Ricca, ringraziamo Saporito che sta sempre vicino a me, oramai è diventato un corpo, un'anima. Ecco, Stefano Menichino manda il bacio a Caffè Saporito. Allora, adesso sta vicino a te, insomma, ed è contento di stare vicino a te. Mi rivolgo a Pasquale e a Giuseppe. Una domanda, un consiglio da dare a queste signorine che... Cioè, è bello vedere, io che poi sono lo speaker ufficiale del Giro della Campania in rosa, e vi posso garantire che è uno spettacolo vedere le donne in bicicletta, loro che sono signorine, insomma già stavo dicendo, volevo dire bambine, però mi devo fare attenzione perché c'è Katia che già mi guardava con gli occhi, già aveva capito, queste signorine che saranno sicuramente il futuro. Volete dire qualche cosa? Mino, io penso che il ciclismo femminile è molto in crescita. Anche tu l'hai visto nel giro della campagna che sì. Si organizza, e penso che le bambine hanno più possibilità degli uomini. Katia, tu che ne pensi di questa cosa? Che è una cosa buona. È una cosa buona. Ma tu poi hai intenzione di continuare o sì, fermarti? No, voglio continuare. Sicuro? Sì. Cioè, un giorno che conoscerai il tuo fidanzato, che ci vuole tempo, cioè tu dirai: io devo andare in bici, devo fare. Mi fa piacere. Tu invece, Roberta? Continuerai? Sì.
Sì, Melania la stessa cosa, perché proprio Melania sta nel DNA familiare. Maria? Sì, io continuo. Continui. Stefano, tu invece? Sì. Continui? Vuoi fare il ciclista professionista? Chi è il tuo ciclista che... Chi ti piace? Nibali, chi ti piace? Nibali. Nibali? Vuoi diventare il futuro Nibali? Che bello sta cosa, come sono, sono veramente, veramente sono carini, sono molto... Aurelio, che ti posso, te lo posso garantire che è una persona speciale. No, lo so che sta facendo un buon lavoro. Non perché lo conosco da troppo tempo e so come quando si mette a fare una cosa la fa con il cuore. La fa bene. Se come il padre, anzi secondo me sta riuscendo meglio del padre. Eh beh, di solito l'allievo supera il maestro, no? E quindi se sì, Alessandro sì. Cesaro è... C'ha il vecchio di Stefano che si è scelto dei buoni componenti. Dei buoni componenti, quindi sa questo... mantenere molto le sue linee, non ti preoccupare. E questo ci onora soltanto, ci fa veramente tanto piacere ascoltare questo. A proposito del team Cesaro, il 13 di aprile, ecco adesso possiamo mandare la locandina, il 13 di aprile aprirà ufficialmente la stagione delle organizzazioni insieme alla ciclistica San Nicolese, questa manifestazione molto particolare e carina che si terrà il sabato 13 aprile di pomeriggio. Poi il 28 si ripeterà per Cesa e ancora Team Cesaro il 7 di luglio a Orta di Atella, quindi vedi un attimino, sono tre manifestazioni in mesi diversi e se ogni gruppo, perché ce ne sono di attivi ma attivi veri, ce ne saranno 5 o 6 in Campania, se ognuno di loro 3 o 4 manifestazioni le porterebbe a casa, certo che questi giovanotti invece di pensare ad altro, la bicicletta potrebbe anche diventare un primo hobby per il momento, perché la scuola è primaria. L'ho fatto anche alla presentazione, la scuola è primaria, mi raccomando. Giuseppe, pedalare e studiare, che è importante lo studio, è importante seguire i miti, seguire gli idoli, però avere anche una propria identità. Con Giuseppe la prossima randonée qual è? Allora, randonée Montestella a Salerno il 7 aprile. 7 aprile, quindi non questa domenica, l'altra. Sì. Quindi ci siamo organizzati tipo ogni 15 giorni una randonée. Vi siete presi il calendario del mondo amatoriale, diciamo. Siamo riusciti con 13 organizzazioni a 13 organizzatori a pianificare da febbraio fino a ottobre il piacere di pedalare ogni 15 giorni. Ogni 15 giorni. A proposito, io ogni parolina mi viene un qualcosa in mente. 7 aprile c'è anche un'altra bella manifestazione che sta raggiungendo dei risultati eccellenti. L'anno scorso 400 partenti, quest'anno non si sa, in provincia di Avellino, precisamente Ariano Irpino, è la Mediofondo Primavera e ecco qui, stiamo vedendo le immagini, sarà domenica 7 aprile la Spidarov che organizza, anche qui ci sono dei numeri particolari, perché la cosa bella per questa terza edizione della Primavera sono le strade, sono i posti dove si va a pedalare, perché si accennava prima con Giuseppe Gallina, queste manifestazioni possono prendere vita dove c'è poco traffico e c'è problematiche di gestire traffico e quant'altro, però i posti sono veramente incantevoli e parliamo di Avellino, di Benevento, di Caserta, che sono le tre province campane che stanno dando molto spazio al ciclismo amatoriale. Napoli è un pochettino, per un fatto geografico, per un fatto demografico, per le strade, è veramente un problema Napoli. Però si sta investendo, cioè anche la randonée di Napoli è stato un esempio che si può iniziare a osare a portare la bici a Napoli. È un messaggio di attenzione, di
promozione di una sostenibilità urbana, cioè noi leggiamo anche questo fatto. Fare delle randonnée nelle grandi città significa andare a sensibilizzare le autorità a porre maggiore attenzione a chi va in bici, per cui attuare anche dei piani urbani di sostenibilità ambientale, delle piste ciclabili, eccetera. Come voglio dire, anche il Salernitano, c'è cioè un movimento randonnée, sì, anche il Salernitano, insomma sono tutte le province. Io ho parlato di quelle interessate perché abbiamo detto Avellino, sia per la randonnée che per la Mediofondo, Caserta, che oramai ci sono questi paesini bellissimi, quindi, ma anche Salernitano sta facendo tanto. Giusy, ci sono ancora messaggi veloci perché due messaggini su WhatsApp veloce prima di chiudere. Allora, auguri ai miei piccoli campioncini Stefano e Melania, nonno Luigi e nonna Anna e a tutto lo staff. Bene, grazie nonno Luigi, nonni e nonna Anna. Poi ci ha scritto: buonasera, complimenti per la trasmissione. Volevo ringraziare il presidente Giuseppe Gallina e un grazie a tutti, i team Campani e i suoi presidenti che ci accolgono sempre con molta gentilezza, e un particolare saluto agli amici Gennaro Giuseppe del Vento Contrario e gli Funkis. Piano. Pietro e Luigi Campani di viaggio, compagni di viaggio, sono Pasquale Melito, team Audax Vasto. Grazie a tutti, ci vediamo il 12 aprile, la 400 a Salerno. Ciao. Ecco, parlavamo di Salerno, 12 aprile, Salerno è protagonista. Parlavamo di presenze extraregionali, di persone che vengono da Vasto. Da Vasto, quindi è la cosa è particolare. Allora, io ringrazio Giuseppe Gallina grazie per essere stato qui stasera. Pasquale, ti vedo pensieroso, noi ci vediamo domenica. Ringrazio queste signorine, ciao Katia, grazie Roberta, Melania, Maria, Stefano, mi raccomando, il 6 c'è la prima e voglio il risultato sapete qual è, che vi dovete divertire. Ringrazio Aurelio Cesaro e Stefano Minichino, il DS, che sono, li avete visti, comodamente sdraiati. Giusy, siamo in chiusura. Ci vediamo giovedì prossimo. Purtroppo non sono riuscita a leggere tutti i messaggi. Chiedo scusa a chi li ha mandati. Va bene. Adesso la colpa è sua. Adesso la colpa è mia. Gli ho dato questo incarico proprio perché... E io mi prendo la mia responsabilità. Ecco, ti prendi la mia responsabilità. Ci vediamo giovedì prossimo, sempre alle 20, qui su Quarto Canale. Buon ciclismo a tutti. Ciao, buona serata.